subiranno ritocchi. Siamo ora ai dettagli del rapporto annuale dell'INAIL che registra un aumento dei decessi avvenuti durante il tragitto casa-lavoro. La regione con il più alto numero di vittime è la Lombardia, mentre dal rapporto emerge che sono sostanzialmente invariate le denunce che riguardano gli infortuni. Vediamo nel dettaglio. Sono usciti di casa senza farvi più ritorno, morti mentre si recavano al lavoro o tornavano a casa. Dal rapporto annuale sugli infortuni presentato dall'INAIL emerge un aumento del numero di decessi in itinere, ovvero avvenuti nel tragitto da e per il luogo di lavoro. Nei primi 5 mesi di quest'anno i morti accertati sono stati 389, 14 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. L'aumento riguarda però i casi avvenuti nel tragitto di andata e ritorno, da 104 a 118. Mentre il numero dei casi di decessi avvenuti sul luogo di lavoro riferito allo stesso periodo è rimasto invariato, 271. Una vittima su due ha un'età compresa tra i 50 e i 64 anni. Dall'analisi territoriale fatta dall'Istituto si registra un incremento di 19 casi mortali nel nord-ovest, di 18 casi nel nord-est e di 1 al centro. Diminuzioni si riscontrano invece al sud, meno 15 decessi, e nelle isole meno 9. La regione che ha pagato con il numero più alto di vittime è la Lombardia, da 49 a 61. L'incidente più grave si è verificato a Milano, dove 4 operai addetti ai forni sono morti intossicati durante l'incidente avvenuto alla Lamina. Gli infortuni riconosciuti sono stati 417.000, di cui il 19% avvenuti al di fuori dell'azienda. Alessandra Del Mondo, Sky TG24. Allora, la chiamata...